Il corretto funzionamento di una valstringa, come in questo caso una Record 0151 a sola piatta, dipende sostanzialmente da una buona messa a punto iniziale. La prima cosa da fare è assicurarci che la suola sia effettivamente piatta. Con una lastra di vetro con della carta abrasiva incollata sopra, in questo caso una grana 150, rettifichiamo con cura la suola, avendo accortezza di tenere la suola ben ferma e piatta sulla lastra. Procediamo finché tutta la suola non diventa bella lucida. Ripetiamo la stessa operazione per la piastra di bloccaggio. Svitiamo la vite di bloccaggio in modo tale che non sporga dalla parte inferiore e rettifichiamo con cura il fondo della piastra. È sufficiente che la punta della piastra di bloccaggio sia bella lucida, come in questo caso. Per facilitare questa operazione, durante la rettifica, premete soprattutto nella parte anteriore della piastra di bloccaggio. Ripetete la stessa operazione su una grana più fine, come in questo caso un 300 circa. Con l'aiuto di una lima piatta rettifichiamo con cura la seduta della lama. Per ridurre l'apertura della bocca possiamo ritagliare da un sottile pezzo di cartone una forma uguale a quella del letto della seduta della lama. Siamo pronti ora per utilizzare la nostra valstringa. La valstringa può essere utilizzata a tirare o al contrario a spingere. Questo vi consente di adattare l'utilizzo dell'utensile alla venatura del pezzo che state lavorando. Ricordatevi di concentrare sempre l'azione e l'attenzione sulla suola, cercando di tenerla ben adesa sul pezzo. In alcuni casi, per facilitare l'azione della valstringa, potete inclinarla in questo modo
riducendo l'angolo di taglio effettivo.